Raga, sono riuscito finalmente a convincere Toto a comprarsi un nuovo mezzo. Quel bastardo schifoso non si compra mai niente. È talmente uno scansafatiche, pensate, che mi ha pure costretto a andargli a ritirare io di persona. Quindi ora adesso la prendiamo, la carichiamo sul furgone. Oh, caricata, l'abbiamo caricata, siamo pronti per andare. Nice. Raga, avete capito bene? Ho comprato una moto nuova. E no, non è questo cilostro. Ricapitolando un po' i miei mezzi a motore attuali. Husqvarna TE150 a due tempi, Hyundai i30N 280 cavalli e monopattino elettrico. Se non si fosse capito, io sono un amante di motori e di tutto ciò che fa veramente casino. Probabilmente fin da piccolo mio papà mi ha sempre abituato a sentire il profumo della miscela e l'urlo di questo kart che girava ben a 22.000 giri. La moto che ho comprato però non c'entra nulla con tutto questo ed è forse il mezzo più discusso del momento. Sicuramente verrà amato da moltissimi e odiato da altrettanti, ma dopo che qualche settimana fa l'ho provata nei boschi ho detto la voglio. Ma non perdiamo altro tempo, ecco a voi la mia nuova moto. Adesso il 18, via ste grafiche. Oh. Raga, ecco a voi la Talaria Sting. Non è la Surron, no? Un cazzo, non è la Surron, bastardo. No, io ho scritto a Surron, gli ho detto: ragazzi, volete collaborare? Magari mi inviate una motorettina, faccio un po' di video, un po' di... Hanno manco cagato, ragazzi. Quindi Ivo, qualche tempo fa, si è comprato Talarione Nazionale. Lui arriva proprio dalla Surron, quindi lui le ha provate entrambe. Mi ha detto: Toto, sai che c'è? Un altro livello. Me l'aveva già fatta provare anche la Surron, tipo al park. Ho fatto fare qualche impennata in strada, poi me l'ha fatta provare nel bosco. Dove vai? No! No! Qualche tempo fa ho detto: ok, quanti ne ordino? Ce ne sono disponibili 400. Locale. Le compro più 100. Raga, mezzo elettrico. Io che compro un mezzo elettrico. Rispetto all'ambiente, tutto quello che volete. Ma io amo, come vi ho detto, casino, il bordello, i motori che girano proprio. Però cazzo raga, questa è la svolta, perché misto tra una bici e una moto. È categorizzata moto, è omologabile. Quella di Ivo invece l'ha modificata parecchio. Però è targata ed è omologata come cinquantino. Una cosa figa soprattutto è che non si paga il bollo. Costa come qualsiasi altro tipo di cinquantino che vuoi comprare a marchi tipo Beta e robe varie. Uguale come velocità massima, consuma di meno, manutenzione zero titoli. La mia invece l'ho presa senza la targa, che non omologabile, è solo da fare il cretino in giro. Ci linki un po' di caratteristiche di questa moto. Ha due ruote, i freni. Peso 60 kg. Conservatorio vuoto. Che non c'è. Signor batterio, questa qui si sfila da 15 kg. 60 volt, 38 ampere ora. Diciamo che un giretto di due ore riesce a farlo serenamente. Velocità massima. Da originale arrivi circa 80 all'ora. Su quella di Toto gli abbiamo già accorciato i rapporti per avere un bel tiro in arrampicata in salita. Ma siccome qui non ci paga proprio nessuno, perché non abbiamo comprato la Surron? L'esperienza sostanziale è che in tutto e per tutto è la versione migliore della Surron. È costruita meglio in tutto quanto. Batteria più capacità. Un kilowatt in più di potenza. Come durabilità è molto meglio, perché è fatta molto più solidamente della Surron. Anche la batteria è chiusa molto bene. La Surron invece qui c'ha tipo uno spigolo. Piantano le balle e non è bello. Entrambe hanno la catena. Però la trasmissione primaria su Surron è fatta con due puleggi e una cinghia che si può strappare. A me è già capitato. Mentre questa ha tutti gli ingranaggi chiusi in un carter a bagno d'olio, quindi indistruttibile. Io ho chiesto subito, appena l'ho acquistata, di cambiare il manubrio, metterne uno bello alto. E anche le pedane, cioè ci sono due o tre accortezze da cambiargli subito, in modo tale da renderla subito perfetta. Però la moto veramente arriva così: due cagate, cambiate pedivelle, manubrio e via. Prezzo di questa bestiolina io l'ho pagata 4.000. Però comunque di base sei sui 5.002, 5.003. Non omologata, 5.006 omologata come quella di Ivo. Ma in realtà c'è l'eco bonus statale e risparmio 1.000.
€1000 sull'acquisto. Raga, non è un video sponsorizzato, Talaria non ci paga per usare ste moto e non ce le dà neanche gratis, le abbiamo pagate. Comunque, nel caso fosse interessate, vi lascio chiaramente il link in descrizione. Usate, tanto per iniziare sempre, ma per qualsiasi cosa, il link che vi lascio in descrizione, non andate a cercarlo voi, così almeno io guadagno una piccola percentuale. In questo caso potete inserire anche il codice Faraone e avrete 5% di sconto. Buttali in eccesso, anche no. Buttali. Abbiamo scelto il giorno più sbagliato del mondo, raga, per provare la moto nuova. Tanti auguri. Rom. Bene ragazzi, si gira la chiavettina, si schiaccia il pulsantino. Aspetta che faccio due pinne così mi abituo. Quel bastardo stupido non si compra mai niente. Ho comprato una moto nuova. Talarione nazionale. Ma mi raccomando, non me la schiantare, grazie. Iniziamo la Santa Messa con il canto numero 282. Alla prima! Ho grattato il codino però già. Aspetta che faccio due pinne così mi abituo. Cheat. Minchia, sei più pronta della Surron, raga. Avevo in mente l'ultima volta la Surron che devi dargli la manata. La Surron che non va un cazzo. Vabbè, l'ho inaugurata. Fammi prendere il multi. Guarda, subito segno distintivo sul telaio, una bella grattata. Così non la confondi con un altro. Con Toto non manca mai il contenuto, ragazzi. Iscrivetevi per questi e altri contenuti. Ho distrutto la moto. Oh, cazzo. Subito devo farlo. Tana, oggi è bella scivolosa la situa, raga. Va bene, roba, infilati qua. Vado in freeride, divo. Non scenderò mai di qua. Sono incastrato! Oh cazzo! No, mi sta scivolando giù la moto! Dai, proviamo! Minchia, con la moto non l'avrei mai fatta una roba del genere comunque! No, ma è la svolta, eh! Futuro è questo, eh! È divertente! Cos'è, Race Face? No, i freni, no, no, è la marca! Che sta qua sui Magura! Magura, dai! Sì, sì. Io in caso non mi fido dei Magura! Sì, ti voglio bene. Hai visto? Oh, ci vediamo in giro. Bella. Grazie. Rispetto. Ciao. Ciao. Grande. Ciao. Ciao. Poi hai visto il saluto? È figo, il cuore ci ha messo il bro. Ah, facciamo sparo. Uno, due, tre. Vedi qual è la cosa bella? Tu passi di fianco e nessuno ti può dire un cazzo. Anzi, li guarda e gli dici: vorresti avere anche te? E no, coglione, non ce l'hai. Ce la pigliamma tutta quella che ho nostro. Paga e l'avrai anche te. Ce l'ho gonfio, mi sa. Filo di gas e quasi seduti sempre per far bene pressione. Vai. Oh, bel sassone qua. Perché grida? Ah, oh, sono in giro le guardie, eh. Beh, tanto è elettrica. Ah, elettrica, non ha problemi. Non allora sì. No, perché siete fuori sui terreni della terra di merda. Elettrico vale tutto. Sul nome. È come la bici. Mi sembra che stai dicendo una coglionata. No! No! Non è vero, non è vero! Ciao! Grazie mille. Quanto è rimbalzoso, sta pestando dentro ovunque tu. Torquato testa, pedana destra. Raga, la figata è che con questa qua tu dici strada di lì, strada di là. Io posso andare su di qua, lo sai. Il signore la luce. Bella madonna, riesce a salire di lì? Ma veramente? Figa, c'è il sole su in cima. Poi vai su con la moto elettrica per divertirti. Del tipo, se eravate qua con una moto, chiaro che andava tranquillamente, anzi andava ancora più forte l'enduro. Vi voglio vedere se non veniva la guardia forestale in 2 secondi a rompervi le palle. Si va su di qua? Questo in piedi, eh. Oh, minchia che incastrata che ho preso su quella roccia lì. Su, 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 su! Non vedo! Sono cieco! Sì!
Madonna! Bro, ma dove cazzo siamo? Minchia, che merda, abbiamo lerciate da far schifo, eh. Oh, occhio, eh. Complimenti. Complimenti per l'ottimo acquisto. Adesso la discesa ho impostato la frenata rigenerativa a 4. Minchia, sembra di avere il freno motore della moto. Questo cazzo sta andando giù, il bastardo, vai piano! Bello lo schettino. Queste cose qua, quella moto col cazzo che le fai, che tiri su la cosa. Puttana, ti stiamo andando forte. Madonna. Oh shit, overspeed. Canale. Oh, il canale. Oh. Oh. Madonna, che macina. Guarda qua. Andavamo su più forte noi prima. Vado. Adesso si legge la targa. No, bastardo! No, bastardo! Ah! Perfetta per metterla nel tuo furgone adesso. Va bene raga, direi che è giunto il momento di dargli una bella lavata. Moto lavate raga, splendente 1, splendente 2. Raga, l'abbiamo caricata sul portabici. Ansietta level over 9000. Vabbè, sembrava un pacchetto regalo fatto male, però in realtà ora qui. Mi fa più paura il portabici che la moto, esatto. In sé. Però in teoria raga, il portabici c'è scritto che regge 51 kg, senza la batteria ne pesa tipo meno. Ci sta su anche sul portabici. Giuro che presto mi compro il furgone, raga. Raga, ricordatevi che in descrizione c'è il link per vedere la talarietta. Usate sempre il link in descrizione. Prossimamente altri video col talarione nazionale. Ve l'ho detto, l'obiettivo è essere teppisti. Bello.